giorni in edicola è arrivata la nuovissima e pesantissima, perché ho tutta la confezione, tutto lo scatolo, la nuovissima pasta di Skifidol, ovvero la Skifidol Gummy Pasta Galactic, e praticamente sono 18 colorazioni, profumazioni e tipologie diverse, e io non vedo l'ora di scoprirli insieme a voi. E costano 2,99€, quindi pochissimo, in edicola, insieme alla loro rivista, quindi fatevela vedere sempre. Ma adesso bando alle ciance, ciance le bande, andiamole subito a scoprire insieme. Apriamo subito la confezione, ok, e qui troviamo il magazine. Mi raccomando, fatevelo sempre dare, mi raccomando, ve lo dico sempre, anche perché all'interno ci sono cose troppo troppo carine, tipo sulla scienza, ma anche curiosità di tutte e di più, perché questo qui è la barba così, dove sei, eccolo qui, lui sbuca. Ok, iniziamo subito, ma prima di iniziare vado a togliere, guardate, la plastica da tutta la nuova pasta della Skifidol. Inizio da questa qui, che è bellissima, cioè guardatela già così, è troppo troppo pucciosa, e si chiama Pink Metal con Crunchy, quindi apriamo, ok, è morbida. Ok, leggendo pasta mi aspettavo qualcosa di super duro, invece no, è morbidissimo, questi qua sono tipo dei confettini, ma cosa sono? Delle perle bellissime, e sono cranciose e sono pastellose. Poi questa qui rosa è metallizzata ed è super mega bella, che carina. Poi questo colore è veramente troppo troppo carino, e poi le perline si immergono all'interno della pasta. Questa qui è super bella, guardatela così, che pucciosa, che carina. Ok, già mi piace tantissimo, l'annuso. L'ho annusata perché c'è scritto profumatissima, e in effetti io sento tantissimo tipo la fragola, sembra fragola. Questo qui che vedete qui non è perché è rotta, no, è quando aprite il barattolo per la prima volta succede sempre il patatraccone. Che carino, vabbè, questa qui è bellissima. Andiamo avanti con questa qui che è azzurro, è tipo azzurro trasparente, molto molto trasparente. Invece c'è scritto super trasparente, transparent light blue con crunchy, quindi lo vado ad aprire. Ok, eccoci qui. Anche questo qui, mamma mia che odore, attenzione ragazzi, questo fa un odore pazzesco di limone. Appena l'ho aperto, vum, una volata così, una spruzzata, ecco, di una fragranza fortissima al limone, quindi molto molto piacevole. E questo qui è light transparent blue, molto molto carino, anche questo sembra tipo ghiaccio, super mega bella, questa qui mi piace. Andiamo avanti con questa qui che è viola, e c'è scritto purple metal con crunchy, quindi torna la versione metal. Ok, questi qui li leviamo, al solito il patatraccone, ma è più che normale. Di cosa profuma? Oh mamma, profuma di prugna, è tipo prugna e mirtillo insieme, quindi è molto molto forte come profumazione ed è morbida, cioè sto notando, e penso lo notate anche voi, che è super morbida, è molto molto morbida e bella. E questa qui ha anche queste perline all'interno per renderla cranciosa, e sono pastellose. Andiamo avanti con questa qui verde, che infatti è green metal con crunchy, quindi anche questo qui è metal, lo apriamo così. Perfetto, questa è morbidissima, guardate, sembra quasi slime, ecco, questo sembra tipo slime, quindi sto pensando che più le riscaldate con le mani più vi dà anche l'effetto di pasta barra slime, quindi è molto molto piacevole. E questo qui profuma di... oh mamma, è stranissimo, ha un odore fortissimo che non è menta e non riesco a capire di cosa profumi, non lo so, non lo so, non lo so, però è molto bella perché ha questo effetto metal, niente male, molto molto morbida, mamma mia quanto è morbida questa. Ok, nonostante sia verde me ne sono innamorata perché è super mega morbida. Questa qui è giallo, è un giallo trasparente, infatti giallo trasparente, c'è scritto con perle. Ok, apriamo, leviamo anche qua il coperchio, e le perle all'interno sono... ah, sono tipo quelle là, tipo che assomigliano al riso. Io le chiamo le perle di riso perché sembra il riso. Guardate che carine, sì. E poi fanno un massaggino alle mani bellissimo, quindi niente male. Ne abbiamo trovato anche qui titti, perché il giallo non poteva assolutamente mancare. Alcune volte volano tipo delle cose, ma io le recupero. Ecco qui, e ricadono, perché questo qui è un pochettino più freddina rispetto alle altre. Però guardate, così sembra una pizza. Non lo so perché ci vedo una pizza, perché ho fame.
Poi, questo qui che è trasparente pink crunchy, leviamo tutto qui, ok, ed eccolo qui. Ah, questo qui a differenza dell'altro che ovviamente era metallizzato, questo è proprio clear, infatti guardate, possiamo vedere anche le mie unghiettine di sotto che sbucano, e questo qui infatti è sempre rosa ma trasparente, quindi non metallizzato, con le perline crunchose all'interno. E questo qui profuma di rosa, ecco, mamma mia, di rosa al 100%. Andiamo avanti con il Total Transparent con perle. Apriamo la confession, ok. Ecco, questo qui è come quello giallo, però ha le perline invece di bianche come la precedente, ce l'ha gialle. Ecco, tipo sul giallino, ed è trasparente. Che poi se voi lo lasciate riposare ritorna clear al 100%, se invece ci giocate al solito diventa opaca. E questo qui non profuma di nulla, cioè non sento la fragranza, quindi magari non lo so, boh, strano. Questo qui invece si chiama Total Transparent con Crunchy, quindi vediamo. Abbiamo anche i confettini, questi qui pastellosi. Ok, vado subito ad annusare. E non lo so, boh, profuma tipo di liquirizia. Questo è molto forte invece come fragranza, molto bella. E qui ci sono i confettini all'interno. Molto molto carino, io a fine video vi dirò i miei colori preferiti, anche se già penso che qualche cosina l'avete intuito. Questo qui invece è Total Transparent con i fruttini, e sbucano di qui i fruttini, che carini. Ok, apriamo. Ed eccoli qui, i fruttini mi fanno impazzire perché sono molto carini da aggiungere sia alle paste sia agli slime. Dà un tocco in più di puccioseria e di kawaiieria, hashtag kawaiieria se lo scrivete, siete dei grandi. Ed eccolo qui, ma che carini questi fruttini, sono patatosi, sono super mega pucciosi, bellissimi. E questo qui di cosa profuma? No, di quasi nulla, forse un po' di melone. Ecco, sento tipo una spruzzatina di profumo al melone. È molto bello, vabbè, questo qui è troppo carino. Questo qui si chiama Oro con Chic Glitter, e infatti è dorato. Apriamo la confession. Questo qui lo leviamo, perfetto. Mamma mia, ma quanto è bello questo qui. Cioè è dorato, è bellissimo e ha i glitter dorati, bellissimi, super cangianti. Cioè questo qui è molto molto bello. Mi ricorda tantissimo lo slime come morbidosità e quindi è bellissimo. E poi il colore è tipo un lingotto d'oro, oro colato tra le mani. Mi piace, questo qui profuma di qualcosa. E oh mamma, sì, questo qui sento tantissimo la liquirizia mista alla menta, quindi una fragranza prettamente natalizia, niente male. Poi questo qui blu, che infatti è un blu metal con deep glitter. Apriamolo, sembra tipo un cielo stellato, guardate mentre apro la confezione. E leviamo tutti questi, perfetto, che morbido. Ed eccoli qui i glitter, a parte l'odore, ma... mamma mia, questo è tipo menta forte, sì, ma fortissima, al 100%, mamma mia, appena aperto la confezione, sembra un cielo stellato, questo è bellissimo, forse i glitterati sono forse quelli che rientrano, anzi, rientreranno tra i miei preferiti, sicuro, perché il fatto che siano total glitterati e in più anche metallizzati, wow, cioè è bellissimo. Questo è un cielo stellato, bellissimo. Poi questo qui rosso, che c'è scritto red metal con red glitter, quindi anche i glitter sono rossi. Che bello questo qui, di cosa profuma? Strano, tipo qualcosa di floreale, ed eccolo qui con i glitter, guardate i glitter, sono sempre rossi, anche un pochettino che tendono al dorato. Fa impressione questo qui rosso, ecco, non so perché, ma gli slime rossi e le paste rosse mi fanno un po' impressione, perché mi ricordano un pomodoro, ecco così... facciamolo tondo tondo, abbiamo trovato un pomodorino, ecco che carino, che puccioso. Andiamo avanti con questo qui che è orange metal con glitter, sembrerebbe dorato ma no, non è affatto dorato perché è tipo bronzato, tipo color bronzo. Wow, ma che morbidoso sei, è super morbido, e infatti sì.
Ma profuma tipo di caramello. Mamma mia. Ecco, guardate, sembra dorato, ma invece è un colore tipo caramello. Ed è troppo, troppo carino. Mamma mia, che bello questo. Beh, questo qui è bellissimo. Questo è troppo, troppo bello ed è anche molto, molto morbido. Wow, bellissimo. Andiamo avanti con un colore che mi piace tantissimo, ovvero l'argento. E questo qui è Confession Glitter, quindi apriamo l'argentato. Eccolo qui, leviamo anche questo qui. L'argentato, eccolo. Ed è tipo argento scuro, quasi nero, quasi grigio opale, non so perché. Però è molto bello, wow. Wow, 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 che bello. Tutto metal, tutto argentato. E vabbè, questo qui è bellissimo. Di cosa profuma? Niente, questo qui non lo capisco. Però è qualcosa di dolcioso, ma non riesco a capire la fragranza. Poi c'è questo qui che è il Total Transparent con glitter. Quindi trasparente con i glitter. Apriamo la confezione, eccolo qui. Ed eccoli qui tutti i glitter. Oh, è glitteroso, è super glitteroso. La cosa buona di questa pasta è che sì, perde i glitter, ma facendo così già iniziano a levarsi da soli dalle mani. Quindi non è proprio il 100% fastidioso dei glitter che dobbiamo togliere poi noi. Si leva da solo giocando con la pasta. E questo qui tipo trasparente con i glitter. Sbucano le mie unghiette che sono come questa pasta qui. Poi ci sono le ultime tre tipologie, che poi sono due tipologie e tre paste, ovvero ci sono i cambia colore, questi qui con il calore, e poi c'è questo qui che si illumina al buio. Intanto vi mostro i cambia colore. Questo qui viola dovrebbe diventare rosa con il calore. Ora c'è da dire che c'è un freddo pazzesco, stranamente sì, e le mie mani sono congelate, quindi vediamo intanto cosa succede. Però già così è bellissimo, cioè ha delle perle fucsia all'interno, bellissime, troppo 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 belle. Vediamo se magari cambia un pochettino colore, a parte che fa un odore pazzesco. Vediamo. Allora, questo qui sto notando che poco poco sta diventando più rosa, ma dovete utilizzare magari il phon o comunque vi fate aiutare da qualcuno. Però è morbidissimo ed è bellissimo. E poi profuma tantissimo di uno sciroppo che io usavo da piccola, che era troppo 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 buono. Quindi fatevi aiutare da qualcuno per farli cambiare colore, perché così le mie mani sono troppo congelate oggi, perché sento troppo 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 freddo. Questi qui li leviamo. Ok, tu perla, levati perla. Questo qui invece da verde dovrebbe diventare giallo, ma intanto io ve la mostro. E poi mi fate sapere anche giù nei commenti se hanno cambiato colore, magari col fono se lo utilizzate. Ok, questo qui è verde. Questo qui, ecco, non mi fa impazzire come colore, anche se dovesse diventare giallo, no. Magari piacerà tantissimo ad Andrea, ma a me questa qui no, assolutamente. E poi l'ultima è si illumina al buio. Ve la mostro così perché non si vedrebbe nulla se io la facessi vedere al buio, perché no, purtroppo con le luci viene un pochettino male anche se le spengo, eccetera eccetera. Quindi ve la mostro intanto così. Le perle trasparenti all'interno ed è un verde metallizzato che poi si illuminerà al buio. Ed eccola qui tutta la nuovissima Skifidol Gummy Pasta Galactic. Mi ha fatto letteralmente impazzire, mi piace tantissimo, il prezzo è ok e soprattutto quelli, i miei preferiti sono questi qui con crunchy, quindi quelli crunchosi, i glitterati e questa qui che cambia colore diventando rosa, ma mi piace tantissimo proprio il colore intanto di base, che il viola con le perle fucsia. Che dire, mi piacciono tantissimo. Se il video vi è piaciuto fatemelo sapere con tantissimi like. Io vi mando un grandissimo bacio super mega iper puccioso, vi voglio bene, muah, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao dolci unicorni.